Oggi ti mostro come preparare le lasagne al salmone e zucchine nella friggitrice ad aria. Per prima cosa taglia a cubetti le zucchine. Ungi quindi una padella, aggiungi le zucchine, aggiungi un po' di sale e cuoci a calore medio per una decina di minuti. Fai sciogliere il burro chiarificato in un pentolino. Aggiungi quindi la farina e mescola molto bene. Aggiungi il latte freddo tutto in una volta. Aggiungi sale e noce moscata. Cuoci a calore basso tenendo mescolato finché la besciamella non si sarà addensata. Taglia il salmone affumicato a pezzettini. Versa e spalma un po' di besciamella in una pirofila. Posa il primo strato di sfoglia fresca per lasagne. Aggiungi un po' di besciamella e spalmalo sulla sfoglia. Aggiungi qualche cucchiaio di zucchine e un po' di salmone affumicato. Aggiungi un po' di mozzarella. Nell'ultimo strato aggiungi anche un po' di parmigiano grattugiato. Cuoci nella friggitrice ad aria a 170 gradi per circa 15 minuti. Buon appetito!